Dunque, vediamo un po' qualche esercizio sugli ultimi argomenti. Vediamo un esercizio su un oscillatore. Quindi esercizio. L'esercizio è questo, c'è un circuito e bisogna far vedere che si tratta di un oscillatore. E a che frequenza oscilla, verificare se oscilla e a che frequenza oscilla. Vedete, c'è un amplificatore invertente, un certo numero di reattanze. Poi questi sono i dati del problema. Le tre induttanze sono uguali e sono da 1 microhenry. La capacità C2 è da 0,47 nanofarad. E poi l'amplificatore ha amplificazione uguale a 10, resistenza d'ingresso praticamente infinita, resistenza d'uscita uguale a 1 kΩ. Va bene, mi c'è da verificare se questo circuito genera un'oscillazione, eventualmente a che frequenza. Quindi in pratica va studiato come un oscillatore, bisogna prima capire che tipo di oscillatore è e poi verificare il criterio di Barkhausen al solito. Quindi è più o meno un esempio che abbiamo già visto insieme. E che cos'è? Innanzitutto che tipo di oscillatore è? Vedete, c'è un amplificatore invertente e poi ci sono quelle reattanze messe a triangolo e quindi è un oscillatore a tre punti. Vedete, c'è un'induttanza tra ingresso e uscita, un'altra induttanza tra uscita e massa e poi c'è una capacità di induttanza tra ingresso e uscita. Quindi se li immaginiamo come Z1, Z2 e Z3 su tutte e tre reattive soltanto e quindi si tratta di un oscillatore a tre punti. Quindi, detto questo, possiamo riconoscere, se riconosciamo subito che si tratta di un oscillatore a tre punti, si può verificare quali siano le condizioni da rispettare, no? Già le conosciamo. Facciamo per il momento il caso in cui non ci accorgiamo subito che si tratta di un oscillatore a tre punti, facciamo il calcolo di beta A, poi vedrete che si possono ricavare le espressioni direttamente. Allora, come si fa a fare il calcolo del beta con E? Apro l'anello di reazione, per esempio qua, dove l'impedenza ingresso è infinita, metto un generatore di ingresso e vedo alla fine del giro, no? All'uscita dell'anello, quanto è il segnale. Quindi vediamo di fare il circuito, applico una tensione qua, chiamiamola VS, tra meno e più dell'ingresso, l'impedenza di ingresso è infinita, chiamiamo questa V, qui c'è nel circuito equivalente, qui c'è AVVI. E questo è l'R out. Quindi questo è il circuito equivalente del
amplificatore. Poi a questo punto ho questa qui è la V e qui invece ho L3, C2, L2, L1 e questa è la tensione in uscita. Quindi il generatore ho scelto dove metterlo, come abbiamo fatto altre volte, ho deciso di metterlo qua e poi, una volta fatto questo, posso calcolare A con E e beta, oppure direttamente beta con E che è V' diviso Vs. A con E sarebbe V diviso Vs e beta sarebbe in questo caso V' diviso V. Possiamo fare il calcolo rapidamente di tutto. Questa qui la posso chiamare Z2. Questa la chiamo Z3. Questa qui la chiamo Z1. E cosa scrivo? Posso scrivere che V è uguale ad A per VI per questo partitore di tensione e poi da V' a V un altro partitore di tensione. Quindi VU è uguale ad A per V' per un partitore di tensione che cosa ha al numeratore? Ha Z3 più Z2 in parallelo a Z1. E al denominatore ha Rout più Z3 più Z2 tutto in parallelo a Z1. Ok? Poi questo è AV. Poi avrò V' uguale a V che moltiplica, beh, se tornate indietro, tra V' e V c'è questo partitore tra Z1 e Z2, quindi Z1 diviso Z1 più Z2 per Z1 diviso Z1 più Z2. Quindi posso scrivere subito beta A con E uguale a V' diviso Vs, quindi c'è meno V è uguale a meno Vs, no? Quindi c'è meno A che moltiplica, qui faccio il parallelo, quindi ho il prodotto diviso la somma, però la somma moltiplico tutto numeratore e denominatore della frazione per la somma, quindi mi compare a moltiplicare la Rout. Sbagliato quando copiate Z1 più Z2 in parallelo a Z3, non Z2, cambiato di posto. È Z1 più Z2 in parallelo a Z3. Quindi anche quando copio qui. Dunque, qui devo fare Z3 che moltiplica Z1 più Z2, qui Z1 più Z2 che moltiplica Z3 e qui c'è per Z1 diviso Z1 più Z2, in modo che questa roba qui si semplifichi con questa. Allora, in questo caso Z1, Z2 e Z3 sono completamente reattive, solo reattive, e quindi posso sostituire con
x, quindi meno a, qui avrò x1 per x3, j, z3, jx3, z1 e jx1, quando faccio il prodotto mi viene un segno meno anche, e qui vi ricordate ho j r out per x1 più x2 più x3 meno j x3 diviso x1 meno x3 diviso x1 più x2. E quindi ricaviamo la cosa, perché la fase sia nulla, questo termine deve essere nullo. X1 più X2 più X3, il termine immaginario del denominatore deve essere nullo. Allora, come abbiamo beta A di omega 0 a fase nulla, se X1 di omega 0 più X2 di omega 0 più X3 di omega 0 sono nulli. Allora dobbiamo verificare per quale omega 0 eventualmente questa condizione è verificata, e allora cominciamo. Abbiamo quindi omega L, omega 0 L1 X1 più X2 è la serie dell'induttanza, quindi omega 0 L2, e della capacità, meno 1 su omega 0 C2. Poi X3 è omega 0 L3, tutto uguale a 0, vedete questa è una condizione su omega 0, viene omega 0 quadro, se moltiplico tutto per omega 0 C2, viene omega 0 quadro uguale a 1 diviso C2 che moltiplica L1 più L2 più L3, e quindi omega 0 uguale, gli LL sono tutte uguali, quindi questa qui fa 3, possiamo sostituire i numeri anche direttamente. C2 quanto vale? Abbiamo detto 0,47 nanofarad, quindi 0,47 per 10 a meno 9. L1, L2 e L3 erano 1 microampere ciascuna, quindi viene per 3 per 10 alla meno 6, e quindi possiamo fare il prodotto, quindi abbiamo 0,47 e meno 9 che moltiplica 3 e meno 6 uguale, ok, adesso di questo dobbiamo fare la radice quadrata, e poi dobbiamo fare l'inverso, fa 26 MHz, no, sono 26 mega radianti al secondo, vedete, 26,6 mega radianti al secondo, omega 0 uguale 26,6 mega radianti per 10 alla 6 radianti al secondo, quindi questo vuol dire che F0, che è omega 0 diviso 2 pi greco, è uguale a questa quantità diviso 2 pi greco, cioè 6,28, che fa 4,24 MHz. Quindi, ora cosa abbiamo verificato adesso? Che se si innesca l'oscillazione, si innesca a 4,24 MHz. Abbiamo solo verificato la condizione necessaria, no? Non sappiamo ancora se il modulo di beta è maggiore di 1, quindi è sufficiente per innescare l'oscillazione. Per far questo bisogna fare la prova, modulo di beta A a frequenza omega 0, riprendiamo l'espressione scritta precedentemente, se cancello questo, x con 3 va via con x con 3, mi viene A diviso x1, A per x1 diviso meno x1 più x2, quindi mi viene A per x1 diviso x1 più x2 col segno meno davanti, x1 più x2 è uguale a meno x3 perché ho appena soddisfatto l'espressione, quindi è uguale a questa roba qua. X1 e x3 sono uguali perché sono tutte e due
le due L sono tutte e due da un microhenry, quindi sono uguali, quindi questo è uguale a, e A abbiamo detto che fa la V dell'amplificatore, abbiamo detto che è uguale a 10 e quindi è maggiore di 1. Per cui da questa cosa possiamo dire l'oscillazione si innesca. Beh, stavolta era abbastanza facile perché effettivamente l'amplificatore aveva una banda infinita, amplifica sempre 10, cosa che non è detto che sia vera, però si innesca e chiaramente si innesca per F0 uguale a 4,24 MHz. D'accordo? Quindi come esercizio questo era abbastanza rapido. Ora in realtà si poteva fare anche in modo un pochino più rapido, semplicemente notando subito che si tratta di un oscillatore a tre punti, quindi è un caso notevole che abbiamo già studiato. Una volta capito che è un oscillatore a tre punti, basta riconoscere le tre impedenze e poi direttamente uno può saltare qua, alla prima riga, no? Sappiamo che le condizioni di Barkhausen sulla fase sono semplici, bisogna vedere che se le tre impedenze sono tutte e tre solo reattive, si può direttamente scrivere quell'espressione. D'accordo? Quindi effettivamente è molto più rapido da ottenere come risultato. Quindi qui l'unica cosa che c'era, la differenza piccola che c'era rispetto a quello che abbiamo visto in classe è che la Z2 invece di essere una capacità e basta, come avremmo avuto in un oscillatore di Colpitts, è la serie di un'induttanza e di una capacità. Chiaro, alla frequenza di oscillazione, se andaste e se faceste conto, trovereste una Z2 capacitiva, perché chiaramente se x1 più x2 più x3 deve essere uguale a 0, x1 e x3 sono positive perché sono induttanze, la x2 a quella frequenza si comporta come una capacità. Cioè, cosa vuol dire? Che nella serie conta di più, è più grande l'impedenza della capacità rispetto a quella dell'induttanza alla frequenza che stiamo considerando. Però può essere in generale complesso. Quando abbiamo derivato l'espressione dell'oscillatore a tre punti, non abbiamo fatto, abbiamo detto come unica condizione il fatto che siano reattive le impedenze. Se poi ci fate caso nel tipo di compiti, nel tipo di prove scritte, insomma, che ci sono nell'esame, spesso sono di questo tipo, cioè sono piccole variazioni sulle cose che abbiamo visto in classe, sui tipi di circuiti che abbiamo visto in classe. E in generale, quindi, diciamo, a me a che cosa serve? Più o meno se avete studiato i circuiti visti in classe e li avete capiti, se c'è una piccola variazione riuscite a farlo l'esercizio. Okay. Dovendo fare le cose rapidamente non è mai una cosa completamente nuova perché non ci si fa con i tempi a esaminare una cosa completamente nuova durante la prova scritta, però uno riesce a vedere una cosa già vista con una variazione, a capire che senso ha quella variazione e come va, come dire, inglobata nella risoluzione dell'esercizio. È importante vedere tutti gli esempi che abbiamo fatto insieme e averli capiti in modo che se c'è una piccola variazione non c'è un, come dire, non c'è un deragliamento dello svolgimento. A volte capita, a volte no, statisticamente, però diciamo più o meno è il metodo con cui vengono pensati gli esercizi, più o meno, quindi cose molto simili a cose già viste con un po' di differenze. Vabbè, vediamone un altro invece su un argomento un po' diverso, su cui però abbiamo fatto ancora pochi esercizi, che è la reazione. Allora, dunque, immaginiamo di avere un amplificatore fatto così. Amplificazione intrinseca a vuoto 10 alla quarta, è bello alto,
resistenza d'ingresso 100 kΩ, resistenza di uscita 200 ohm. Allora, qui ci si chiede di introdurre una reazione in modo da abbassare l'impedenza d'ingresso e farla diventare meno di 100 ohm e alzare l'impedenza d'uscita e farla diventare più di 20 kΩ. Quindi stop. A questo punto, come dire, disegnare il circuito in cui questo amplificatore è reazionato per ottenere quelle impedenze. Ok? Allora, com'è che si fa un esercizio del genere? Bisogna innanzitutto capire che tipo di reazione bisogna introdurre. Allora, guardate, sull'ingresso la reazione che devo introdurre deve abbassare l'impedenza d'ingresso. D'accordo? Quindi deve essere una reazione di tipo abbassare l'impedenza d'ingresso, deve essere di inserzione di corrente. Ok? Inserzione di corrente abbassa l'impedenza d'ingresso. Quindi questa cosa qui la ottengo con un'inserzione di corrente. E poi, se voglio aumentare l'impedenza d'uscita, devo fare un prelievo di... No, aumentare l'impedenza d'uscita. Il prelievo di corrente che è quello. Ok? Cioè, c'è un 50% di probabilità all'inizio sull'inserzione e un 50% sul prelievo. Perché è importante riconoscere subito l'inserzione, il tipo di inserzione e il tipo di prelievo che ci vuole? Perché altrimenti non c'è verso di recuperare. Se vi ricordate, se per esempio uno fa un'inserzione di tensione, non c'è verso, l'impedenza di ingresso è più alta di quella precedente, quindi non, è inutile provare ad aggiustare i parametri dopo, è completamente persa la cosa, la strada è quella sbagliata e non si riesce più a rimettere insieme le cose. Okay? Quindi è importante riconoscere bene il tipo di reazione che ci vuole. Ok, a questo punto, una volta che l'ho riconosciuta, io posso disegnare il circuito. Vediamo un po', almeno a grandi blocchi. Ho questo amplificatore. Per fare un prelievo di corrente bisogna che l'uscita dell'amplificatore passi, cioè la corrente d'uscita dell'amplificatore passi nel carico e poi vada all'ingresso della rete del beta. Immaginiamo che questa sia la rete del beta, poi vediamo come la facciamo. Ok? Questo qui mi dà un prelievo di corrente. L'inserzione di tensione io la ottengo se vado a inserire la tensione di ingresso insieme, l'inserzione di corrente, scusate, la trovo se vado a sommare la corrente che viene dalla rete di reazione con la corrente che viene dal generatore e la somma all'ingresso. Quindi, per esempio, in questo modo il generatore, per comodità, lo posso rappresentare con l'equivalente di Norton. Quindi il circuito deve essere fatto in questo modo. Poi il segno è importante che sia questo, perché se notate, se io metto qua una rete beta, il beta viene positivo con le correnti. Io spingo correnti qua in ingresso, la corrente di qua la butto fuori, quindi il beta sarà positivo, e allora per avere 1 meno beta con E positivo bisogna che l'A sia negativo, per cui mi conviene entrare dall'ingresso invertente. Quindi questo è il circuito. Devo scegliere come fare beta. Allora, noi abbiamo visto, spesso per abitudine, per semplificare le cose, prendiamo il beta più semplice possibile, sperando che funzioni. Qui per esempio funziona abbastanza bene, un beta a due resistenze. Due resistenze perché ho due parametri da aggiustare, quindi così almeno un numero di gradi di libertà ragionevole per provare ad aggiustare i due parametri.
potrei usare qualunque rete per il beta, eh? Cioè, diciamo, veramente potrei usare la squadra di resistenze messa dall'altra parte, funzionerebbe lo stesso. Potrei usare tre resistenze, chiaramente posso usarla più complicata. Più complicata è, più grado di libertà ho, però più lungo è poi decidere un po' tutti i parametri. Se mi mantengo sulle cose semplici è più facile che riesca a dimensionarle senza fare errori. Questo è il motivo per cui poi mi tengo sul semplice. Va bene? Quindi adesso questa è la rete. La direzione in cui le impedenze vengono spostate è quella giusta, perché la reazione che ho fatto è giusta. Adesso devo verificare se quelle disequazioni sono soddisfatte scegliendo parametri giusti per R1 e per R2. Per cui devo scrivere un po' di equazioni per capire che vincoli ho su R1 e R2. D'accordo? Questo è un tipo di progettazione classica, perché spesso si ha a che fare con un amplificatore che per essere adattato a quello che c'è a monte, a quello che c'è a valle, ha bisogno di cambiare le impedenze di ingresso e di uscita. Quindi è un caso, diciamo, abbastanza tipico. Allora, com'è che si fa? Analizziamo la rete del beta. Abbiamo una rete fatta così, la disegno nella direzione di prima, quindi l'ingresso è da questa parte, ho una tensione V e una corrente U, e l'uscita è da questa parte, ho una corrente IF e una tensione VF, che metto in questo modo. Allora, ricordate, uso una matrice 2x2. E per avere sempre le stesse espressioni scrivo il valore di beta nell'elemento in alto a sinistra. Il primo termine ingresso è la variabile di prelievo e il primo di uscita è la variabile di inserzione. E poi qua c'è l'altra variabile di uscita e di qua c'è l'altra variabile di ingresso, in modo che mi vengano anche le impedenze dentro. Allora, qui quindi ci va l'inverso di un'impedenza 1 su R o beta, e qui invece la R in, e questo per semplificare lo metto a 0. Allora, quindi vediamo di vedere esattamente come sono definiti e quanto valgono i parametri. IF quindi che cos'è? Scusate, beta quindi che cos'è? È IF diviso U calcolato per VF uguale a 0. Quindi con l'uscita del beta in corto. Se metto l'uscita del beta in corto, IF è esattamente uguale a U, quindi questo parametro fa 1. Poi R o beta, guardate la matrice qua, è VF diviso IF quando U è uguale a 0. Quindi è VF diviso IF quando U è uguale a 0. Se U è uguale a 0, VF su IF, ah, questi sono i nomi delle impedenze, fa esattamente R2. Per finire, RI beta, questo, è V su U quando VF è uguale a 0. Quando VF è uguale a 0, V su U fa R1. Vedete, ho le due resistenze che entrano separatamente nelle due impedenze, quindi le cose mi si semplificano abbastanza. Adesso tutto questo posso andare a calcolare a Conè, l'altro pezzo che mi manca. Torno un attimo indietro. Il circuito è questo, quindi per Acconè devo rappresentare il circuito così com'è, ma mettere al posto del beta il circuito equivalente. Quindi il circuito equivalente del beta come sarà fatto? Lo disegno da questa parte, avrò da qui all'ingresso, qui c'è U e qui c'è V, e quindi qui c'è la RI beta. In uscita ho una corrente che è la somma di due termini, un termine è beta
IU e l'altro termine è VF diviso R o beta, quindi è il corrente che passa in R o beta quando è applicata una tensione VF, quindi questo è il circuito equivalente. Allora, fatto questo, disegno il circuito per Aconè. Torniamo indietro un attimo, vedete, quindi devo mettere IS e il generatore non lo chiamiamo RS per il momento, quindi IS e generatore, poi si va all'ingresso dell'amplificatore invertente, qua c'è il parallelo, qui sono all'uscita del beta, quindi c'è il parallelo del generatore e di R o beta, quindi qui c'è beta U, qui in uscita, al posto dell'amplificatore anche facciamo un circuito equivalente, visto che ci siamo, quindi ho questi due che si sommano. Qui si va all'ingresso, qui c'è Rin, va bene, VI preso così, questo è AV per VI, AV0 per VI, la resistenza d'uscita, qui siamo all'uscita, adesso si passa dal carico e poi si arriva all'ingresso della rete beta, quindi questa è la quantità che esce e quindi Aconè per definizione sarà IU diviso IS per beta uguale a 0, quindi mi devo mettere spegnere il generatore comandato e va bene, poi per l'esercizio non ho messo i dati per RS e per RL, quindi spesso vengono dati anche quelli, in realtà in questo finora non l'ho fatto, quindi quello che possiamo fare è scegliamo i valori che ci tornano più comodi, okay? Visto che non ci sono, per esempio i valori che mi tornano più comodi sono il generatore d'ingresso ideale, quindi RS infinito in modo che lo posso togliere e RL nullo in modo che praticamente non dia noia. Okay, questa è una scelta che facciamo giusto perché non era stato dato nel problema, quindi facciamo un conto per quella situazione. Allora, fatto questo, è piuttosto semplice il tutto perché adesso VI dipende da IS, è IS per la resistenza complessiva su cui cade IS, quindi in cui scorre IS, e quindi viene VI uguale a meno IS per Rin parallelo a ROB, il segno meno è perché VI viene preso con quel segno là, quindi se IS è positiva mi causa una VI negativa, quando ho VI allora ho la tensione all'uscita del generatore nell'amplificatore e poi U la trovo facilmente come AV0 per VI diviso l'impedenza della maglia, che è quindi R out più R beta, e quindi Aconè è uguale a IU su IS, viene, prendo VI, lo sostituisco qua dentro e poi divido per IS, vedete viene un meno AV0 che moltiplica R o beta parallelo R in diviso R out più R beta. Questo dal punto di vista dei conti era particolarmente semplice. Posso ricordarmi cosa sono R o beta e R beta perché lo calcolate prima. R o beta era R2, R beta era R1. Quindi posso scrivere così meno AV0 R2 parallelo R in diviso R out più R1.
Va bene. Quindi, prego. Va bene, no, mi sembra giusto, ok. Allora, quindi beta l'avevamo già trovato, era esattamente 1, a con e è negativo come volevamo, e quindi 1 meno beta con e lo possiamo scrivere facilmente. Proviamo a scriverlo. Quindi andiamo in pagina successiva. Abbiamo che quindi 1 meno beta a con e è uguale a, questo è il fattore di reazione, è uguale a 1 più AV0, beta uguale a 1, quindi AV0, ricopio dalla pagina precedente, questo R2 parallelo R indiviso Rout più R1. R2 parallelo Rin diviso Rout più R1. Allora, ricordiamo adesso come quanto devono valere l'impedenza di ingresso e di uscita. Allora, l'impedenza di ingresso, se vi ricordate, è l'impedenza di ingresso di AE, che è in questo caso Rin parallelo RB, diviso il fattore di reazione, quindi è Rin parallelo RB, no, Rin parallelo come RB, RO beta, diviso il fattore di reazione. Quindi questo è Rin parallelo R2 diviso il fattore di reazione che è 1 più AV0 Rin parallelo R2 fratto Rout più R1. Va bene, allora questo per l'esercizio doveva essere, partiva da 100 kΩ, doveva essere più piccolo di 100 ohm, quindi vedete il segno è quello giusto perché ho questa cosa da dividere, mi prendo un appunto, quindi questo partiva da 100 kΩ, che è questo valore, e deve essere minore di 100 ohm. La Rout invece, la ROF, quindi la resistenza del circuito reazionato, era di nuovo la resistenza della rete di Aconè, che è, quindi, vedete, quando tutto è spento vedo Rout più Rbeta, per il fattore di reazione. Quindi Rout più Ribeta per 1 meno beta Aconè. Ora, chiaramente, qui per essere precisi, questo beta Aconè qui va calcolato per RS che tende all'infinito, che è la situazione nostra, quindi non c'è bisogno di specificarlo, e questo qui deve essere calcolato per RL che tende a 0, che è la situazione nostra. Quindi qui c'è Rout più R1 che moltiplica 1 più AV0 Rin parallelo R2 diviso Rout più R1. Ok, allora questo, vediamo l'esercizio cosa mi chiedeva, partiva da 200 l'Rout e doveva diventare più grande di 20.000, quindi questa deve essere maggiore di 20.000 e parte da 200. Allora, qui come, questo è abbastanza facile. Io non vi voglio dare una regola per questo, però ci sono un po' esempi differenti e situazioni diverse, quindi abituiamoci tutte le volte a ragionare. Allora, vedete, non è difficile, io qui ho due disequazioni da soddisfare e ho due parametri da scegliere, che sono R1 e R2. Quindi, diciamo, ho ampio margine. Una considerazione che può essere fattibile questa, guardate, guardate la RIF, io devo andare da 100.000 a 100. Ho due modi in pratica per andarci, ho un effetto che è il parallelo con R2 e poi un effetto è la divisione per il fattore di reazione, che tutte e due spingono nella stessa direzione.
Notate questa cosa, ve l'ho già detta, se uno sbaglia il tipo di inserzione, per esempio, supponiamo che di aver fatto questo tipo di inserzione, ma che invece il problema ci chiedesse di aumentare l'impedenza d'ingresso, è chiaro che non ci si riesce, no? Cioè, con questo tipo di inserzione io l'impedenza d'ingresso, l'array non la riesco a aumentare perché devo. Prima la metto in parallelo una cosa, poi la divido per un fattore più piccolo di 1, è chiaro che questo non si può fare, no? Si può soltanto andare a diminuire la resistenza d'ingresso. Questo lo ribadisco per dire, la cosa più importante nel momento di impostare una reazione è scegliere il tipo giusto di reazione, perché poi non c'è più spazio per recuperare. Anche se l'esercizio è aperto, no? Sono tante soluzioni buone, non è che sono tutte buone. Va bene. Allora, qui stavo dicendo due modi per ridurre l'impedenza. Un modo quindi è mettere in parallelo una resistenza molto bassa, un altro modo è far con la reazione. Potrebbe essere più ragionevole procedere col fattore di reazione, perché se metto una resistenza troppo bassa, poi non so come viene influenzata l'altra impedenza. In questo caso il problema si faceva facilmente perché sono tutte e due abbastanza indipendenti. Altre volte è un po' più difficile. ROF vale lo stesso discorso. Parto dall'R-out, prima ci sommo l'R1 e poi moltiplico per un numero maggiore di 1. Allora, supponiamo di lavorare con col fattore di reazione. Immaginiamo di fare questo, che il fattore di reazione sia molto maggiore di 1, di modo che l'1 nel fattore di reazione si possa trascurare. Questo mi è particolarmente adatto perché vedete, poi mi consente di fare delle semplificazioni. Se nell'RIF trascuro l'1, il termine RI in parallelo R2 di numeratore e denominatore si semplificano, quindi l'esercizio viene più semplice. Ok? Quindi questa cosa è chiaramente un'ipotesi perché poi dobbiamo verificare che sia effettivamente soddisfatta. Quindi io immagino che 1 meno beta con E sia molto maggiore di 1. E quindi trascuro l'1. A quel punto mi viene RIF uguale a ROUT più R1, approssimativamente uguale a ROUT più R1 diviso a V0. Questa deve essere minore di 100 ohm. E la ROF mi viene. Se trascuro l'1, questo si semplifica con questo, quindi mi viene AV0 che moltiplica Rin parallelo ad R2. E questo deve essere maggiore di 20 kΩ. A questo punto possiamo scegliere. Dunque, ricapitolando, abbiamo detto questa AV0 era 10.000, Rout era 200. Va bene, quindi devo prendere, insomma, ho ampi margini di manovra, no? Perché basta che l'R1 sia minore di 1 MΩ e questa cosa mi è insoddisfatta. Va bene, ritorna, no? Ora non mi conviene prenderla troppo grande R1 perché poi la condizione che il fattore di reazione sia molto maggiore di 1 potrebbe non essere soddisfatta. Quindi tengo presente la cosa. Comunque un R1 minore di 1 MΩ mi va bene tranquillamente. Per l'ROF invece, parto da qui, questo è 10 alla quarta, Rin è, abbiamo detto, 100, quindi basta che l'R2 non sia troppo piccola, non sia più piccola di 20, perché 200 kΩ è 2 per 10 alla 5, quindi se l'R2 è maggiore di 20, questa condizione è soddisfatta. L'R2 mi conviene prenderla un po' grande perché compare al numeratore qua, no? Quindi io potrei prendere per esempio R1 uguale a 100 K. Se la prendo 100 K viene più piccola di 10 ohm, viene circa 10 ohm l'RIF, no? Che è più piccolo di 100. Se prendo l'R2 per esempio. Dunque, se la prendo come l'RI, quanto mi viene? 100 K impara 100 K fa 50,
quindi 5 per 10 alla 4 per 10 alla 4 per 5 per 10 alla 8, che è molto più grande. Ma prendiamo la più piccola, prendiamo anche 10 kg, va bene? Allora, 10 in parallelo a 100 fa circa 9 kg, per, quindi 9 per 10 alla 3 per 10 alla 4 fa 9 per 10 alla 7, quindi 90 megaohm. Chiaramente soddisfatta abbondantemente. Dobbiamo verificare quanto vale 1 meno beta con E, però vedete bene che questo vale 10 alla quarta, R2 in parallelo in vale 9 kg, abbiamo detto, R1 più R auto vale 100 kg, 9 centesimi per 10 alla quarta fa 900, che è molto maggiore di 1, quindi questo qui è circa 900, la cosa è soddisfatta. Va bene, ora come potete vedere qui, come dire, era difficile non prenderlo, che non erano requisiti particolarmente difficili da ottenere. A volte lo sono, insomma, bisogna tirare un po'. A volte invece di fissare delle disequazioni per le impedenze, mettiamo dei valori precisi, a quel punto bisogna essere più precisi nel determinare la cosa. D'accordo? Ecco, di esercizi come questi ce ne sono tanti. Voi, se volete un po' allenarvi, ce ne avrete un centinaio almeno sul sito, perché più o meno ogni appello un esercizio sulla reazione capita, quindi tanti tipi, girate in tanti modi diversi, ma insomma questi ci sono sempre. Ok, facciamo una piccola pausa e poi facciamo qualche altro esercizio, poi andiamo un pochino avanti.